un investimento di oltre 300.000 euro per l'allestimento di un laboratorio di simulazione navale assolutamente unico in Italia, che consentirà agli studenti di eseguire esercizi di navigazione e manovra in differenti scenari, comprese le situazioni di emergenza e pericolo. Si tratta del progetto per la navigazione marittima e la tutela ambientale, nato su iniziativa dell'autorità marittima locale e concretizzato nell'accordo siglato lo scorso 22 ottobre tra la multinazionale Edison, società energetica più antica d'Europa, e il prestigioso Istituto Tecnico Montani di Fermo. L'idea innanzitutto è partita dalla Capitaneria di Porto, di Porto San Giorgio, perché con la nuova provincia si erano cominciate a muovere alcune attenzioni, e si era incentrata soprattutto l'attenzione su una scuola di eccellenza come la nostra. Poi soprattutto gli ex allievi che lavorano nella Edison, in particolare il nostro ex allievo Flaviano Carlorecchio, mosso da quella tradizionale affetto, ricordo che tutti gli ex allievi hanno per la nostra scuola, ha cominciato a proporre la possibilità di avere a scuola, proprio per far esercitare i ragazzi di conduzione del mezzo navale, un laboratorio. Si è cominciato a parlare di simulazione, siamo andati a visitare altre scuole che avevano simulatori di navigazione, ma poi intrecciando i vari interessi, sia con l'apporto della prefettura di Fermo, della provincia di Fermo e del sindaco di Fermo, siamo riusciti a elaborare questo progetto che è significativo ed è unico in Italia. Per realizzare questo laboratorio di sicurezza della navigazione e tutela ambientale, la Capitaneria di Porto ha fornito alcune indicazioni su quelle che sono le normative in ambito nazionale e internazionale che disciplinano il settore, e proprio per elevare lo standard di questo nuovo laboratorio e quindi di questo simulatore, che ha questa connotazione specifica di simulare proprio un'emergenza ambientale nel settore marino. Tra l'altro è importante formare i giovani nel campo della navigazione marittima, e sappiamo già che dall'Istituto Montani sono usciti poi dei ragazzi che sono andati tra le vostre file in passato e anche negli ultimi anni. Confermo, questo è proprio il core business principale che verrebbe perseguito attraverso questo progetto, quello di diffondere proprio la cultura della tutela dell'ambiente marino e della sicurezza della navigazione nei giovani, che per noi chiaramente rivestono un aspetto fondamentale. Il laboratorio, che dovrebbe essere operativo a partire da febbraio 2015, sarà dotato di un'interfaccia grafica che consentirà agli studenti di effettuare esercizi di navigazione e manovra su diversi tipi di imbarcazioni e in differenti scenari, oltre ad un software specifico dedicato agli interventi di tutela ambientale e alle operazioni connesse alle attività offshore di produzione di idrocarburi. Un'opportunità unica per gli studenti dell'indirizzo in conduzione del mezzo navale, che potranno cimentarsi durante tutta la durata del corso di studi con la pratica sul campo, prima simulata, poi effettuata direttamente in mare, grazie alla collaborazione con la Capitaneria di Porto e alla disponibilità della stessa Edison. Un contributo importante a favore della formazione dei nostri giovani e al contempo un'ulteriore testimonianza dell'attenzione che Edison, da sempre molto attenta al proprio ruolo di buon cittadino all'interno della comunità, dedica all'ambiente e alla sicurezza, così il direttore Exploration and Production di Edison, Nicola Monti. Noi siamo sul territorio da una trentina d'anni, gestiamo delle attività a mare e quindi vogliamo mettere a disposizione la nostra conoscenza e anche le nostre infrastrutture per permettere agli studenti del Montani, attraverso questo laboratorio di simulazione, di fare prima teoria sul simulatore e poi anche pratica utilizzando le nostre infrastrutture. Come è nata l'idea, l'iniziativa di questa collaborazione? Ci conosciamo appunto da tanto tempo e noi siamo presenti da tanto tempo sul territorio. È importante che l'azienda e il territorio abbiano questo tipo di collaborazione per continuare a gestire attività sostenibili sul territorio.
Diceva di questo simulatore, vogliamo spiegare più nel dettaglio quali saranno le opportunità per gli studenti del Montani grazie alla collaborazione con l'Edison? Sì, il simulatore è una sala sostanzialmente dove ci sono diverse postazioni di lavoro con degli schermi che riproducono molto fedelmente quelle che sono le condizioni marine e permettono di simulare la conduzione di mezzi navali per entrata e uscita dal porto e anche, che è l'aspetto che ci interessa particolarmente, per gestire degli interventi ambientali a mare. Abbiamo già diverse persone che sono state formate qua all'istituto e ce ne saranno sicuramente in futuro delle altre a cui speriamo di contribuire con un po' di formazione. L'industria deve avere la responsabilità di contribuire a fare formazione sul territorio. Una grande opportunità per gli studenti iscritti al corso in conduzione del mezzo navale, ma anche per i ragazzi degli altri indirizzi di studio dell'Istituto Montani, che potranno lavorare attivamente sull'elaborazione del software, sulla progettazione grafica, sui materiali e sui motori delle imbarcazioni. Così la direttrice scolastica Margherita Bonanni. Questo progetto coinvolge il nostro istituto a 360 gradi. Innanzitutto per la navigazione marittima, quindi per i ragazzi dell'indirizzo conduzione del mezzo navale, è importantissimo perché si simuleranno situazioni di navigazione ma anche situazioni di pericolo e quando c'è perdita di greggio oppure in caso di incendi i ragazzi vengono preparati ad intervenire, quindi coscienza ambientale, salvaguardia ambientale, questo è un aspetto al quale teniamo molto. Ma proprio su questo aspetto anche l'indirizzo di chimica, materiali e biotecnologie può intervenire per le analisi ambientali. Si collega anche molto bene l'indirizzo di informatica perché il software è aperto e si può lavorare sul software per creare scenari, ipotesi nuove, imbarcazioni nuove. Tutta l'impiantistica della navigazione riguarda l'elettronica e l'elettrotecnica. Ci sarà la simulazione di radar, quindi le telecomunicazioni sono coinvolte, per non parlare della meccanica, meccatronica ed energia che potrà lavorare sia come disegno tecnico CAT, ma soprattutto per tutto quello che riguarda i motori delle imbarcazioni. Quindi io sono molto soddisfatta, i costi sono investiti dall'Edison, sono di alto livello. È l'unico simulatore di questo tipo presente in Italia, perché sono presenti altri simulatori di navigazione ma nessuno riesce a far esercitare, simulare situazioni di pericolo. Ecco perché la soddisfazione è massima, proprio perché teniamo molto a una coscienza ambientale e alla capacità di intervenire in questi casi.